Quindi soluzione dell'esercizio di laboratorio numero 6, scrittura di casi di studio. Questo è un esercizio estremamente semplice, in effetti è stato pensato per darvi tempo di concludere l'esercizio precedente, nel caso non l'aveste finito. Si parte da un diagramma di casi d'uso che illustra quelli che sono gli obiettivi principali dell'utente. Il sistema di cui stiamo parlando è una semplice sveglia. Che obiettivi si può porre l'utente nei confronti di una sveglia? Allora, leggere l'ora, impostare l'ora, impostare la sveglia e svegliarsi. Quindi questi sono 5 casi d'uso essenziali, poi volendocene ne possiamo anche inventare altri, ma questi sono quelli forse più intuitivi. Quello che vogliamo fare è andare a definire i casi d'uso che descrivono come possiamo raggiungere questi obiettivi. Quindi iniziamo con il primo caso d'uso che è quello più semplice, che riguarda leggere l'ora. Usiamo il nostro solito template primo caso d'uso è leggere l'ora. E questo è uno. Il secondo caso d'uso. Ricordo era impostare l'ora. Il terzo caso d'uso. Era quello di impostare la sveglia. Il terzo l'ultimo caso d'uso era svegliarsi. A questo punto iniziamo dal primo e proviamo a vedere cosa possiamo scrivere in questi casi d'uso per andare a specificare il funzionamento della sveglia. Allora, il contesto in questo caso è sempre lo stesso, il sistema sveglia. Il livello, essendo dei casi d'uso che descrivono degli obiettivi semplici dell'utente, è di tipo user level.
l'intenzione in questo caso del nostro utente è informarsi quale sia l'ora corrente. Il primary actor è l'utente della sveglia. Non abbiamo attori di supporto, in questo caso il sistema è veramente semplice. Ecco, pensando a questo sistema, potremmo immaginare, ad esempio, le radiosveglie che si sintonizzano, cioè si sincronizzano con un segnale radio che riporta l'ora esatta. In quel caso, la stazione che emette questo segnale di sincronia sarebbe l'attore di supporto. E quindi è un qualcuno, anzi un qualcosa di esterno al sistema che può interagire con il sistema per consentire all'attore di raggiungere il suo obiettivo. Quindi ad esempio nell'impostare l'ora, invece di andare a inserire l'ora manualmente, l'attore potrebbe impostare la sveglia in modo che si sincronizzi automaticamente col segnale radio. In questo caso l'attore di supporto sarebbe chi emette questo segnale. Nel caso che stiamo esaminando non c'è nessun attore di supporto. Stakeholder qui ce n'è uno solo e ha come interesse quello di leggere l'ora. Ecco, in generale quando l'interesse dello stakeholder coincide pari pari con quello che è l'obiettivo che stiamo descrivendo in questo caso d'uso, è inutile stare a riportarlo. Ha senso riportarlo se ci sono degli interessi che sono un po' più ampi rispetto al goal che stiamo descrivendo in caso d'uso. Precondizioni. Non abbiamo particolari precondizioni, visto che siamo noi a inventarci i requisiti per questa sveglia, un possibile prerequisito potrebbe essere che sia stata precedentemente impostata l'ora. Altrimenti, come può succedere in tante sveglie, l'ora attuale lampeggia e quindi non indica l'ora corrente, ma indica semplicemente un valore che non è corretto. Se invece non pensiamo di introdurre questa particolare funzione, nessuna precondizione si applica in questo caso. Siamo in questo momento quelli che decidono quali funzioni devono essere svolte dalla sveglia. Ad esempio, se vogliamo percorrere quella strada che vi ho appena indicato, possiamo dire l'ora è stata precedentemente impostata. Da quando? Diciamo dall'ultima attivazione della corrente elettrica. Quindi l'ultima volta che abbiamo attaccato la spina, che abbiamo messo le batterie, è stata impostata l'ora. Sì. Che la sveglia si attiva e funziona.
Israele. Allora, il caso che mi dici tu come precondizione, ovvero che la sveglia sia attiva e funzionante, va benissimo come precondizione, perché come estensione ce la vedo un po'... In realtà tu non puoi neanche iniziare a far nulla se non è attiva e funzionante. Se vuoi, questa condizione qua che l'ora sia stata impostata potrebbe essere ricompresa in quello che dicevi tu, quindi sì, io lo metterei decisamente come precondizione più che come estensione. L'estensione di solito metti un'eventualità che può accadere durante il caso d'uso. In questo caso il fatto che sia attiva o che sia stata impostata, quindi segnali un'ora significativa, è una precondizione, nel senso che non puoi condurre il caso d'uso se non è verificata. Beh, garanzie minime, garanzie di successo di solito fanno riferimento agli interessi degli stakeholder, quindi in questo caso la garanzia è che essere informati sull'ora che coincide con il goal del nostro caso d'uso. Non abbiamo dei trigger, abbiamo un main success scenario in cui andiamo a indicare i passi che riguardano il raggiungimento di questo goal. Allora, nel caso più semplice, l'attore in realtà non fa nulla se non guardare la sveglia, e la sveglia mostra l'ora. Esiste un'altra condizione particolare, visto che una sveglia ragionevolmente viene utilizzata in un luogo buio dove si dorme, e quindi è necessario illuminare l'ora. Ora, noi possiamo decidere se questa sia la procedura standard, quindi assumiamo sempre che la sveglia si trovi in un luogo buio e che quindi l'utente debba chiedere di accendere la luce, oppure considerare questo che vediamo qui come caso normale e indicare il fatto che non ci sia luce, quindi l'utente voglia avere l'ora illuminata, come estensione, quindi a scelta. Uno A. Allora, l'utente
preme il pulsante, la sveglia illumina e dopo un po' si spegne. Cosa c'è che non va in questa estensione? Esatto. Di solito nell'estensione io come condizione devo mettere qualcosa che sia rilevabile dal sistema. Allora, possiamo immaginarci una sveglia che abbia un sensore di luminosità. E allora, in questo caso, l'ambiente buio potrebbe essere un modo, diciamo, poco formale di esprimere il fatto che la sveglia rileva una luminosità sotto una data soglia. Se invece pensiamo a una sveglia normale, non ha un sensore di luminosità e quindi non può accorgersi del fatto che sia buio. Quindi questa condizione non è una condizione corretta. Potrei scrivere in maniera alternativa 1A, due punti, l'utente richiede di illuminare il quadrante 1A1, il sistema illumina il quadrante 1A2, il sistema spegne l'illuminazione trascorsi x secondi. Vi faccio notare anche un altro piccolo aspetto, se vogliamo, non significativo come il precedente, il fatto che la condizione non sia qualcosa di direttamente rilevabile dal sistema. Ma l'utente preme il pulsante di illuminazione rispetto a l'utente richiede di illuminare il quadrante, la prima è una formulazione troppo dettagliata, indica il movimento che viene fatto invece dell'intenzione. Per cui mette dei vincoli su come richiedere l'illuminazione. Ricordiamoci che noi siamo nella prospettiva di chi ha individuato un'esigenza e sta cercando di descrivere quali funzioni devono essere fornite dal sistema, la sveglia in questo caso. Sarà poi compito di qualcun altro progettista tradurre queste funzionalità utilizzando la tecnologia disponibile in un sistema, in un progetto di un sistema e poi nella sua realizzazione. Quindi se il progettista preferisce attivare l'illuminazione a fronte di un fischio dell'utente invece che tramite la pressione di un pulsante, ecco, se noi lo scriviamo nel primo modo, questo è una soluzione che non corrisponde alle specifiche. Mentre invece se lo indichiamo nel secondo modo, quindi l'utente chiede di illuminare il quadrante, a questo punto il pulsante piuttosto che il fischio sono due soluzioni tecnologiche
alternative che corrispondono a quelle che sono i requisiti da noi scritti. Io questo ve l'ho illustrato su un caso veramente banale, nel senso che a questo livello di dettaglio, parlando di un sistema così semplice, è probabile che anche indicare che c'è un pulsante sia un'alternativa accettabile. Ma se considerate il problema da un aspetto, da un punto di vista più generale, pensando a un sistema informativo, ecco che andare a indicare il movimento piuttosto che l'intenzione introduce dei vincoli che possono influenzare pesantemente il progetto e poi la realizzazione del sistema. Ok? Impostare l'ora, diciamo che per il momento lo saltiamo, andiamo a vedere un altro scenario, l'ultimo, che è quello di svegliarsi. Lo scopo in questo caso è sempre la sveglia. Il livello è user level, user goal, scusate. È che l'utente vuole essere svegliato all'ora prestabilita. Non abbiamo il primary actor, è sempre il solito, è duplice, quindi il generale la sveglia è funzionante, oppure se utilizziamo l'espressione che abbiamo indicato prima, l'ora deve essere stata impostata e deve essere stata impostata anche la sveglia, quindi dobbiamo essere sicuri che l'ora sia corretta, a meno che l'utente ne abbia definita una e che abbia impostato l'ora della sveglia. Quindi doppia condizione: l'ora è stata impostata precedentemente e è stata impostata un'ora per la sveglia. Io l'ho scritto in maniera un po' informale, ma bisognerebbe dire che è stata impostata l'ora a partire dall'ultima volta che è stata data corrente e è stata impostata la sveglia dall'ultima volta che è stata impostata l'ora. Vi faccio notare che questi due dettagli sono fondamentali, perché vuol dire che se non è stata impostata la sveglia, oppure se l'ora non è stata impostata, la sveglia non funziona. Immaginate la radiosveglia, qui è mancata la corrente, che si resetta a un'ora casuale
e assume come ora della sveglia le 0000. Quindi a mezzanotte vi suona la sveglia. Quindi questi dettagli sono fondamentali per poter definire correttamente il funzionamento del nostro sistema. Trigger. Ecco, questo è il caso classico in cui il caso d'uso viene avviato non dall'utente che fa una qualche azione, ma dal sistema al verificarsi di una condizione, di un evento. È stata aggiunta l'ora postata come sveglia. Di nuovo, l'ho scritto in maniera molto informale, dovremmo cercare di, definito quello che è un glossario, definito una terminologia, utilizzare i concetti in maniera uniforme. Diciamo che questo potrebbe andare bene come prima bozza del caso d'uso, poi da raffinare in modo che lo stile sia uniforme, la terminologia sia uniforme, eccetera. Scenario di successo, il primo passo la sveglia. Attiva la suoneria. L'utente spegne la L'utente chiede di disattivare la suoneria, la sveglia disattiva la suoneria. Allora, qui abbiamo, oltre a questo caso d'uso standard, quello nominale, delle possibili estensioni, quali ad esempio il fatto che l'utente non chiede di disattivare la sveglia. Quindi 2A, l'utente non è presente. No. Di nuovo, a meno che non sia nostra intenzione costruire nella sveglia un qualche sensore che rilevi la presenza dell'utente o diciamo di un essere umano, cosa che sembra un po' esagerata, sicuramente questo tipo di condizione non è verificabile da parte del sistema. Conseguenza, no. Quindi questo sicuramente no. Un modo alternativo di formularlo è 2A. Trascorso
è trascorso un tempo y senza che l'utente sia intervenuto. In tal caso cosa succede? Normalmente la sveglia interrompe la suoneria, quindi procede al passo 3. Attenzione perché vi sottolineo un fatto generale. A seconda di come scrivete questi casi d'uso, soprattutto nel dettaglio, come andate a definire le condizioni, il sistema può comportarsi in maniera molto diversa. Quindi voi decidete che cosa deve fare il sistema. Un caso del tutto analogo è come risponde un telefono cellulare alla ricezione di un SMS. Anche in quel caso lì abbiamo un trigger, che è l'evento esterno, non è un evento temporale, ma è un evento, una comunicazione ricevuta dal sistema telefono. Anche qui farà una serie di azioni, richiederà un qualche conferma da parte dell'utente, segnalerà una, due volte la ricezione, eccetera, eccetera. Quindi, in funzione di quello che scriviamo e di quanto vincolante è quello che scriviamo, sappiamo che cosa farà il sistema. In generale, dobbiamo trovare il livello giusto, tale per cui siamo sicuri che il sistema fa quello che a noi serve, ma senza fornire troppi dettagli in modo da vincolare eccessivamente chi dovrà andare a progettare il sistema. Altra possibile estensione, 2B. L'utente preme il tasto chiede di inviare la sveglia. Anche qui la mia tentazione era di dire che preme il pulsante di snooze, che normalmente è quello più grande che è a disposizione, che non spegne la sveglia ma semplicemente la rinvia. Quindi a questo punto cosa fa il sistema? Attende, spegne la suoneria, attende un certo periodo di tempo e riparte da capo. Quindi 2A 1, il sistema disattiva sveglia, disattiva la suoneria, due a punto due, la sveglia attende un tempo z e poi torna al passo 1.
Come descrivereste il fatto che la prima volta la sveglia attende 5 minuti, la seconda 3, la terza 1 minuto e la quarta non fa nulla? La risposta sbagliata è qui mettere se è la prima richiesta la sveglia attende un tempo z, altrimenti z mezzi, eccetera, eccetera. Ricordatevi che noi stiamo descrivendo una sequenza di eventi, non stiamo descrivendo un algoritmo. Okay, quindi questo sicuramente lo cancello, non è il modo. Quindi mettere un se in un passo, in un caso d'uso, sia che sia nello scenario principale, sia che si trovi nelle estensioni, è un errore. Io ho due modalità per andare a descrivere un comportamento di questo tipo, in cui ogni attivazione in funzione del numero di richieste di snooze che sono state fatte, il tempo di attesa varia. Posso definire tante estensioni, ciascuna con delle condizioni diverse. A quel punto i passi sono distinti, ciò che differenzia una estensione dall'altra è il fatto che sia la prima richiesta, la seconda, eccetera. Un altro modo è di andare a dire, ad esempio in una nota che alleghiamo in fondo al nostro caso d'uso, che il tempo z viene calcolato secondo un particolare algoritmo e l'algoritmo viene descritto a parte dentro il documento di specifica dei requisiti, ma non dentro il caso d'uso. Ricordatevi che il caso d'uso è pensato per andare a descrivere quelle che sono le interazioni tra l'utente e il sistema. I calcoli, i ragionamenti che fa internamente il sistema sono al di fuori dello scopo dei casi d'uso. Per cui occhio alle condizioni. Le condizioni devono essere rilevabili dal sistema. Per cui noi dobbiamo essere consci del fatto che delle condizioni particolarmente strane richiedono un sistema molto elaborato. Secondo, attenzione che nei passi che voi andate a descrivere, nello scenario principale o nei scenari che sono delle estensioni, ogni singolo passo rappresenta un'interazione. Quindi l'utente, l'attore o il sistema fanno qualcosa, comunicano qualcosa alla controparte. In questi passi non si devono inserire delle logiche di controllo, se
succede qualcosa, allora. Noi stiamo descrivendo una sequenza di eventi, di interazioni che avvengono tra questi due attori. Allora, con questo io, se non avete domande, sì. Allora, ripeto la domanda se non l'avete sentita. La domanda è, io invece di andare a mettere la precondizione, questa, il fatto che sia stata impostata, ma soprattutto che sia stata definita l'ora della sveglia, un'alternativa avrebbe potuto essere mettere come primo passo il fatto che si imposta la sveglia. Allora, anche questo è un modo di vedere le cose, però ha due aspetti negativi. Primo, non rientra in questa visione delle cose, in cui impostare la sveglia è un caso d'uso e svegliarsi è un altro. Secondo aspetto, normalmente io in un caso d'uso descrivo un'interazione che ha una durata temporale tutto sommato limitata. Se io nel caso d'uso includo anche l'impostare la sveglia, che ragionevolmente faccio prima di andare a dormire, e a questo punto è probabile che il caso d'uso si estenda a un orizzonte temporale piuttosto ampio. Dalle 3-4 ore dopo aver fatto la serata alle 14 ore che vorrebbe Woody Allen. Quindi devo ricordarmi che il caso d'uso è un qualcosa di temporalmente limitato. Quindi in questo caso la scelta va ovviamente in questa direzione, quindi metterla come precondizione. Poi quello che dici tu ha molto senso in un caso d'uso di livello summary, in cui io descrivo. A quel punto non ho più il vincolo temporale, descrivo che cosa succede, cioè descrivo che prima imposto l'ora della mia sveglia, l'ho appena collegata, quindi uso la sveglia, imposto l'ora, definisco la sveglia e poi alla fine mi sveglio. Ecco, in quel caso lì sì, ha senso mettere assieme tutto, ma è un livello più alto, summary, e quindi non ho più il vincolo temporale di un caso d'uso di tipo user call. Okay.